basata su un materiale di vinile si distacca a questo tipo di angolazione. Quindi il segreto, cioè, diciamo, è quello proprio di angolare o il nucleo se lo teniamo in mano, o porlo, diciamo, sul fianco della nostra gamba, in maniera che manteniamo questa angolazione, perché se noi andiamo con degli angoli di percussione molto stretti, molto larghi, cioè quindi a 90 gradi, se io vado a 90 gradi in questo senso, non esce fuori niente, assolutamente, cioè posso starci le ore, ma non mi uscirà niente, si frantumerà soltanto la superficie interna del piano di percussione, ma non otterrò nessun supporto. Quindi il segreto, diciamo, è l'angolazione a circa 45. Ridocco può essere per pressione, per percussione, oppure può essere effettuato per vedibilità colori o duro in morbido. Duro in pietra, morbido sono corno, osso o legno, ma anche rame. Anche il rame poi, vabbè, dalle rame vengono utilizzate anche dei toccatori di rame. Cioè, questo, in qualche modo, si è ritoccato adesso, nel senso, con questa azione margine liscio ha assunto comunque, diciamo, delinea soltanto la retterilità del margine, no?
misurato e non, è, non viene a trasformare la parte interna è pulita e tutta da questo. Poi ci sono dei ritocchi che vanno ad invadere la superficie, quindi abbiamo dei ritocchi invadenti però non coprono completamente la superficie. E poi abbiamo il ritocco coprente che normalmente è associato al ritocco passione. Normalmente sono i foliati, i bocciali, insomma, foliati. Seconda insomma, quel tipo di industria che incontriamo, tipo di questa parte magari utilizzo, diciamo sotto uno smoke. Dopodiché quindi applico una tecnica di percussione di facciale che non è un ritocco, è la lavorazione. Poi da questo, una volta creato il mio sbozzo, vado a applicare il ritocco a pressione. Quindi cioè, sono tre fasi, creazione del supporto, passonaggio percusso di morbido e duri e applicazione del ritocco sullo sbozzo.